quando ieri sera, al termine della partita, vi ho detto che secondo me Thiago Motta non l'aveva preparata bene, ed è anche il titolo del video post partita: Thiago Motta non l'ha preparata bene e i giocatori l'hanno giocata peggio. Qualcuno nei commenti mi ha detto: ma in che senso non l'ha preparata bene? Ed effettivamente è una domanda lecita, perché una frase del genere vuol dire tutto e non vuol dire niente. E allora io ho deciso, anche in seguito a quella che è stata una delle domande che hanno fatto a Thiago Motta nel post partita e quella che è stata la sua risposta, di evidenziare quelli che secondo me sono stati i tre punti, le tre criticità che hanno impedito alla Juventus di fare una buona partita con l'Empoli. E nel momento in cui ti viene a mancare la prestazione perché la partita non è andata come doveva andare, ecco che anche il risultato diventa ovviamente collegato. E la Juventus non porta a casa il bottino pieno, la Juventus non porta a casa i tre punti e deve accontentarsi del secondo 0-0 consecutivo. E quindi, prima di iniziare, io voglio sapere i vostri tre punti. Quali sono stati, secondo voi, i tre motivi principali per cui la Juventus non è riuscita a fare una buona partita? Voglio proprio parlare di atteggiamenti dal punto di vista tattico, le tre cose che non hanno funzionato. Quindi scrivetele nei commenti, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e ricordatevi che gli abbonati questo video l'hanno visto in anteprima, già la notte, tra venerdì e sabato. E se anche voi vorrete vedere tutti i video che andrò a pubblicare in anteprima, beh, c'è il tasto abbonati per sostenere il canale, non solo in maniera gratuita. Grazie mille a tutti. Parto con il principale, e cioè l'ampiezza. Questo ve l'avevo già detto anche nel post partita. Chi era in live su Twitch insieme a me saprà benissimo che è stata una delle discussioni più interessanti. Già a fine primo tempo vi dicevo, per me la gara va vinta lì, sugli esterni. Abbiamo visto tantissime volte la Juventus di Thiago Motta vincere le partite sugli esterni e oggi non lo stiamo facendo bene. A Thiago Motta è stata fatta questa domanda nel post partita e lui ha risposto testualmente: Kenan, giocando da esterno contro una squadra che difende a 5, deve cercare di aprire e cercare il gol dalla sua parte, con la sua forza fisica e il suo dribbling contro Jasi, che è un giocatore molto più offensivo che difensivo. L'idea era quella di aprire la loro difesa a 5. Quindi Thiago Motta, nella sua testa, voleva utilizzare giocatori come Yıldız, che hanno un buon dribbling, una buona capacità di uno contro uno, per andare ad affrontare l'avversario diretto e quindi aprire la difesa avversaria. Effettivamente l'Empoli difendeva con tre centrali più due esterni, due tornanti: a destra Jasi nell'uno contro uno con Yıldız, a sinistra Pezzella nell'uno contro uno con Nico Gonzalez. Ecco, io credo che l'errore sia stato proprio questo, perché in linea teorica sì, la volontà era quella di giocarsela con i due esterni, Yıldız e Nico, in uno contro uno. Però complice il fatto che Nico non era assolutamente nella sua giornata migliore, poi lo vedremo anche nelle pagelle, ma secondo me è uno dei peggiori in campo in assoluto, e Pezzella ha stravinto quel duello individuale. Dall'altra parte c'è un Jasi molto 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 in forma, e non solo in questa gara di campionato, ma in tutte e quattro le apparizioni. L'Empoli è ancora una squadra imbattuta, e Jasi è un giocatore che ha già segnato due gol e ha mostrato di stare molto bene fisicamente. È riuscito a tenere alla grandissima l'impatto su quella che è l'impeto, la furia di Yıldız quando prende la palla e prova a saltare gli uomini. Quindi Yıldız e Nico non nella loro giornata migliore, con Jasi e Pezzella che per me hanno vinto quel duello sugli esterni, tant'è che Thiago Motta poi andrà a sostituire proprio quei due giocatori. Voglio però mostrarvi cosa intendo quando parlo di ampiezza che non è stata data alla Juventus. E quindi vi metto qui, in sovraimpressione, lo state vedendo adesso, una sorta di grafico in cui vi mostro le posizioni di Yıldız e Bangula, che sono bene o male due giocatori che hanno caratteristiche diverse. Yıldız è stato più largo di Bangula, che non è riuscito a trovare la posizione adatta, secondo me, per fare del suo meglio, come avevamo già visto anche contro il Como con l'Hellas Verona, ma soprattutto Nico e Weah. Guardate la differenza di approccio, di interpretazione del medesimo ruolo. Nico ha fatto veramente una sorta di trequartista o seconda punta, mentre Weah ha giocato oggettivamente da esterno. E infatti, secondo me, non è una coincidenza che quando è entrato Weah, Pezzella ha iniziato a fare una partita
in cui andava un po' più in affanno, forse perché aveva preso le misure su un tipo di calciatore come Nico Gonzalez, che ha un determinato tipo di approccio al ruolo di ala, quindi più centrale piuttosto che largo sulla fascia destra. Invece Weah proprio pestava la linea bianca con i piedi e Pestel è andato un po' più in difficoltà. Questo secondo me è stato il primo passo, perché Nico troppo centrale e Yıldız, che ha dimostrato di non essere particolarmente a suo agio sull'esterno, forse preferisce una zona un po' più centrale, ha portato prima Cobb Mainers, che doveva giocare in teoria trequartista, e poi anche Douglas Luiz, che è il giocatore più collante del centrocampo, ad abbassarsi. Tant'è che Locatelli ha giocato molto più in basso rispetto a Kefren Thuram. In questo modo la Juve non ha sfruttato bene gli spazi, a partire dagli esterni, per poi continuare sui centrocampisti. È andata a congestionare tutto per blocchi centrali e questo ha impedito di sviluppare un buon possesso palla. E qui arriviamo al punto 2, il possesso palla sterile. Perché la Juventus chiude con il 66% di possesso palla, con quasi 600 passaggi, perché sono stati 595, quindi un numero veramente molto elevato, con ben 91% di precisione nei passaggi. E voi direte, beh, sono ottimi numeri, ha dominato la partita dal punto di vista del palleggio. Non importa, è stato un possesso palla sterile e per la maggior parte all'indietro piuttosto che in avanti. 263 passaggi in avanti e ben 337 all'indietro. Quando non occupi bene gli spazi e quindi non hai la possibilità di muovere la palla in velocità, ecco che diventa un possesso palla che non serve a niente, diventa quasi dannoso. Infatti la Juve a centrocampo non riusciva a vincere i duelli individuali, tant'è che a un certo punto Thiago Motta, lo ricorderete già nel primo tempo, ha chiesto a Perin di rinviare lungo direttamente su Vlahovic, buttando spesso e volentieri il pallone. Solitamente Motta non vuole che il pallone venga alzato, che venga regalato, che venga lanciato, ma ha tentato una sorta di vecchio 1-3, quindi dal reparto difensivo 1 al reparto offensivo 3 per saltare il centrocampo e il reparto 2, proprio perché Cobb Mainers e Douglas Luiz erano troppo bassi e venivano ingabbiati dalle regressioni feroci dei centrocampisti dell'Empoli, che per me hanno fatto un partitone. Cioè, i veri migliori in campo, a parte Colombo, per l'Empoli sono i due centrali di centrocampo e i due esterni. Loro hanno stravinto i duelli individuali contro i giocatori della Juventus e sono riusciti a portare la partita dalla loro parte. E questo ovviamente ha impedito alla Juventus di concludere in maniera efficace in porta. E qui arriviamo al punto 3, i tiri. L'analisi è presto fatta. 15 tiri totali per la Juve, ma soltanto 3 all'interno dello specchio della porta, di cui uno, il più clamoroso, l'occasione da gol più grande per la Juve, nato da un calcio d'angolo. Douglas Luiz che batte, Cobb Mainers la mette dentro, Gatti incorna, il portiere si supera, tant'è che il portiere dell'Empoli poi vincerà il Man of the Match Panini. Per non parlare di Vlahovic, servito da Nico ancora una volta col portiere che va a opporsi. Sono due grandi occasioni, giganti. E quando tu hai questi grandi chance, non c'è storia. Tu devi finalizzare, devi farlo. Il problema è che questi 15 tiri della Juventus sono distribuiti male, perché ben 6 volte su 15 la Juventus ha concluso da fuori area. Solitamente quando calci tanto da fuori area è perché non sei in grado di arrivare con costanza all'interno dell'area di rigore e tirare in maniera più efficace. Io ho visto tanta fretta, troppa fretta nel concludere l'azione da parte della Juventus. Mi viene in mente Cobb Mainers, che prova a calciare al volo anche sciabattando. C'è stato Bremer che a un certo punto ha preso palla e ha provato a tirare da 25-30 metri, veramente il tiro della domenica. O Cambiaso che a un certo punto va a tirare a giro. Tantissimi giocatori della Juve in questa partita hanno provato a concludere da fuori area. Perché? Perché l'Empoli difendeva bene lì, la Juventus non occupava bene gli spazi, non occupando bene gli spazi non riusciva a far circolare il pallone, non riuscendo a far circolare il pallone non riusciva a tirare nella maniera più facile. È tutto collegato per me. Per questo ieri vi dicevo, questo stop che deve deludere. Cioè, io spero che oggi i giocatori della Juventus siano delusi, che si siano svegliati questa mattina con quella sana rabbia che ti fa migliorare.
E io spero che Thiago Motta abbia compreso quelle che sono state le dinamiche. Questa è la mia lettura, la mia analisi, totalmente soggettiva, ma è dettata da tante sensazioni che ho avuto durante la partita. E continuavo a dire, io ho visto quando la Juventus di Thiago Motta diventa efficace. Non è un discorso di squadra più forte, squadra meno forte, ce lo ricordiamo, era solo il Como, era solo l'Hellas, sì, allora questo era solo l'Empoli. Però ovviamente una partita di calcio poi va giocata. E se tu la partita non la interpreti nel migliore dei modi, poi rischi di fare queste figure qua. E viene fuori una partita che è brutta da vedere e dove la Juventus non ha meritato praticamente mai di vincere. Tant'è che all'ultimo secondo l'Empoli ha avuto una grossa occasione e se Ligatti non fa quell'intervento, magari il risultato finale diventa Empoli 1, Juventus 0. Quindi, una volta comprese queste cose, una volta smaltita questa rabbia che deve esserci, ma deve essere una rabbia positiva, ecco che la Juve ha già l'occasione martedì in Champions League di far vedere quello che è riuscita ad imparare da questo stop. Io per ora voglio sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti, io vi ho già spiegato, secondo me, cosa non ha funzionato e attenzione, perché tra poche ore, sempre qui su YouTube, arriveranno anche le pagelle. Non ve lo sto neanche a dire, gli abbonati le vedono in anteprima. Ciao a tutti ragazzi e grazie per l'attenzione.